A me io l'ho bloccato e ho detto lasciami in pace, testuali parole, c'ho anche gli screen. Se me lo trovo nei miei pressi, lo denuncio, lo chiamo alle forze dell'ordine e dico c'è un matto che mi sta importunando. Lei è Mistress Isa, 28 anni, e una delle specialità del suo lavoro è fare la dominatrice finanziaria. Quanto riesce a guadagnare? Oddio, c'è anche sui 10.000 al mese comunque. E se si avvicina alla mia abitazione o nei pressi dove sono io in giro, io chiamo la polizia in diretta, chiamo la polizia in diretta. C'era molta violenza domestica nella nostra abitazione, mia di Videosau, eh. Faceva scenari di gelosia, molto geloso Videosau, molto geloso. È a capo di tutto, dietro tutto. Faceva scenari di gelosia, mi alzava le mani. Io purtroppo non riuscivo a difendermi perché Videosau è anche un omone gigante. È un omone da cui si fa difficoltà a difendersi. Videosao ha preso e mi ha tirato una sedia sul piede, che mi sono fratturate e ho le prove su Instagram della frattura del piede. All'inizio sembrava una bella persona, dolce, affettuosa, gentile, in realtà poi si è rivelato una persona che crea comunque delle violenze domestiche, capito? Era all'ordine del giorno. Non sa leggere e scrivere, deve rompere il cazzo a me. Io l'ho sempre detto: gli scemi fanno più danni degli stronzi. Quindi io preferisco avere a che fare più con gli stronzi che con gli scemi. Quindi con me ha chiuso. E se si avvicina alla mia abitazione o nei pressi dove sono io in giro, io chiamo la polizia in diretta. Chiamo la polizia in diretta. A me evita, oppure se evita, se lo vedo dentro, ho detto nei pressi fisicamente, io chiamo la polizia. Avvisato, eh. Guarda se uno deve essere tormentato da un imbecille, da un imbecille, da un imbecille. Ciao Dionisio, ciao bello. Da un imbecille. Sempre a chiedere i soldi. Ha fatto il GoFundMe con 4.000 euro per camparsi a Milano. Ma ci rendiamo conto? Ma perché non può lavorare come facciamo tutti? Perché deve mendicare i soldi GoFundMe? Pure io potrei fare un GoFundMe, tutti lo possiamo fare. Ma che cazzo di senso c'ha? Cioè, vai a lavorare. A me io l'ho bloccato e ho detto lasciami in pace, testuali parole, c'ho anche gli screen. Se me lo trovo nei miei pressi, lo denuncio, lo chiamo alle forze dell'ordine e dico c'è un matto che mi sta importunando. Sì, è un vero stalker questo qua, sì. Certo, è nato come stalker. Ma a me se si viene qua, io chiamo i carabinieri.